Buon salve! Una cosa di cui non abbiamo assolutamente parlato in tutta la guida è come aggiungere dei VST di effetti. Ho fatto la puntata sui VST soltanto per gli strumenti, ma gli effetti come si aggiungono? Bene, per aggiungerli bisogna andare alla finestra che ho appena chiuso, ci si va andando su Modifiche, Impostazioni e a questa voce trovate Directory dei plugin VST. Questa è la directory che mi interessa, non quella sotto, questa diciamo che in realtà è la directory dei plugin LAZPA, questa qua. In questo momento io ce l'ho su C, Program Files, VST Plugins, chiaramente questo per Windows, su altri sistemi operativi può cambiare. Andiamo in questa cartella con Windows. Possiamo farlo anche semplicemente copiando il contenuto, Ctrl C, poi andando qua e fare Ctrl V, insomma io c'ero già entrato. In questa cartella, questa è una cartella che ho creato, mi pare io, non era già presente. Abbiamo varie cose, qua c'è una cartella per Cakewalk, qua c'è una cartella per Korg, una cartella con tutti i sintetizzatori e poi c'è questo hrir che in realtà non è una cartella che ho creato io, è una cartella che serve a questo unico VST di effetti che ho scaricato, che è gratuito, che trovate su GitHub, e vi mando poi il link nella descrizione, e che è effettivamente un effetto. Ho preso versione 64 bit perché il mio computer è l'AMS che ho installato sono a 64 bit, ma c'è anche la versione a 32 bit per chi ha l'AMS messo a 32 bit. Quando io metto il DLL, quindi questo file.dll, se non vedete l'estensione del file, andate su Visualizza e mettete qua estensioni nomi dei file, che potete attivare o disattivare. Il DLL deve essere in questa cartella, non in una sottocartella. Quindi, per esempio, se ci sono dei plugin di effetti dentro questa cartella di Cakewalk, io non li vedrò perché sono dentro la cartella. Viceversa, devono essere soltanto dentro programmi, VST plugin nel mio caso, nel vostro caso, la vostra cartella. Se questo è vero, potete tornare sull'AMS, questo non vi serve fare niente, potete premere anche annulla. E a questo punto potrete, a qualsiasi parte in cui potete aggiungere un effetto, scrivere il nome dell'effetto per trovarlo ed aprirlo. In questo caso è un VST che posiziona binauralmente i suoni che gli arrivano nello spazio. Diciamo che se voi avete delle cuffie, questa dovrebbe essere una buona replica della realtà, quindi se io lo posiziono qua, il suono dovrebbe venirmi da qua. Non so se avete cuffie in questo momento, però farò giusto due prove su questo pianoforte. Questo è il suono più in alto, questo è più in basso, cambia sostanzialmente il filtro e poi potete chiaramente muoverlo. Questo dovrebbe teoricamente venire da dietro, qui da davanti. Diciamo che è molto più di un semplice panning, c'è anche una serie di filtraggi. Insomma, questo era giusto un effetto di esempio. Ci sono infiniti effetti VST che potete scaricare, che potete mettere. L'importante è sempre tenere il DLL nella cartella giusta. E ora, dentro l'AMS troverete questa finestrella. Nel mio caso sono due finestre separate perché ho impostato in questo modo. In particolare l'impostazione è questo, plugin embedding, ci ho messo no embedding. Potete mettere embed con Qt, con TypeError32, quello che volete, dovrebbero funzionare tutti, utilizzate quello che vi sembra più opportuno per il vostro sistema. E in questa finestrella, che conterrà o meno il plugin a seconda di quella impostazione, trovate intanto un salva per salvare il preset dello strumento, quindi cioè dell'impostazione che avete messo, oppure trovate anche questo oggettino, controlla il plugin VST dal terminale di LMS. Per questo plugin non ci sono tantissime impostazioni, ci sono soltanto, sì, ci sono soltanto impostazioni di... Non posso modificare queste finestre. Impostazioni per la frequenza a cui avviene il cambio tra sopra e sotto e l'impostazione di quanto il suono verrà effettato e il guadagno generale. Purtroppo non c'è l'impostazione dell'angolo l'angolo orizzontale nell'angolo verticale, purtroppo non c'è, sarebbe stato bello, però non c'è. Tutti i controlli che trovate qua dentro potete poi automatizzarli tenendo premuto CTRL e quindi in questo modo potete applicare più o meno l'effetto con gli con diciamo, le automazioni oppure addirittura utilizzare i controller.
però insomma non è sempre detto che la cosa abbia senso, non è sempre detto che abbiate tutte le fose che volete, però cioè potete farlo, quindi si fa da qua. Bene, questo è tutto quello che c'è da dire sui plugin VST, per effetti, alla prossima.